Sono onorata, devo presentarlo subito perché lui è veramente di corsa, ma d'altra parte quando parliamo di un grande artista gli impegni sono tanti. Signore e signori, a Radio 104 Fausto Leali! Ciao Francesca, ciao a tutti! Grazie per aver accettato l'invito di Radio 104 ai nostri microfoni. Accettato, mi hai messo l'amo! Tesoro, ma tu sei un uomo eccezionale e lo sai che piaci a tutte le donne. Piaci a tutte le donne, grazie, non grazie. Solo per la tua voce, per il tuo carisma e per la tua gentilezza. Grazie, senti, tanto gentile, grazie. Io vorrei sapere subito così, a bruciapelo, l'impressione di questo Festival 2023. Allora, l'impressione non te le posso dare perché io sono un sono uno di loro e quindi non è bello che io... Non sono un giornalista, non devo dire le cose. E poi devo ancora maturare perché è strano, sembra strano, però io, che sono un artista, un cantante come loro, eccetera, però sto molto attento a giudicare perché alcune volte ho bisogno di sentire una canzone più di una volta. Quindi è ancora presto per darti, diciamo, il mio modesto parere. Diplomatico, ma soprattutto un uomo dall'animo grande. Senti, però una risposta me la puoi dare. Tu che hai un'esperienza veramente che non si può misurare, come è cambiato il festival nel corso degli anni? Ma tesoro, capirai, io l'ho fatto nel 68, il primo. Per quello te lo chiedo. In tutto bianco e nero. Era in bianco e nero anche il palcoscenico. Era una cosa così piccola. Una sala dove poteva contenere massimo 300-350 persone. Da quando tutto questo è stato spostato al Teatro Ariston, ha avuto un'evoluzione, un cambiamento tale che mi sembrava fantascienza. Crescendo questa cosa, ognuno che presentava, che prendeva la direzione artistica, cercava sempre di dare qualche cosa di più. Alcune volte magari un po' più esagerate, i parlati o roba di questo genere. Ma sul palcoscenico, io voglio ricordare che nel 68 io cantavo Deborah e poi con me, dopo di me, cantavo Wilson Pickett. Poi c'era altri cantanti che cantava la Dionne Warwick, che cantava, che c'era Stevie Wonder, che mentre la Ferri cantava "E tu ragazzo mio", lui dietro le quinte, molto umilmente, l'accompagnava con l'armonica a bocca. E questo manca un po', però è un'evoluzione che è giusta. Devo dire che poi Amadeus ha cercato di valorizzare molto di più i super ospiti italiani e quindi questo mi fa piacere. È bello, è un bel feedback che ci dà e anche noi sosteniamo ovviamente la musica italiana perché io penso che abbiamo tanta bella musica. È vero che proprio negli ultimi anni esce un artista dopo l'altro e quindi non si riesce quasi ad affezionarsi, no? E quando tu invece hai avuto il boom di Fausto Leali, forse c'era anche più la possibilità di stabilizzare un rapporto tra l'artista e i suoi fan, no? Cosa ne pensi? Francesca, allora la prima volta che io sono andato, ho fatto una cosa in televisione che era nel 62 e avevo 18 anni, ero ospite di Benny King, c'era Tony Dallara, Remo Germani che allora era primo in classifica e ce n'era una di televisione, quindi quei pochi che avevano la televisione ti vedevano tutti. Oggi c'è una dispersione di tutti, 800.000 canali, uno può scegliere di vedere un film, di vedere una cosa, di vedere un'altra, quindi c'è molta dispersione, ma nonostante questa dispersione l'italiano è fedele al Festival di Sanremo perché fa degli ascolti, uno share che fa paura, sempre più crescendo. Bravo, assolutamente, Amadeus. Assolutamente. So che hai poco tempo, però io, guarda, tu sei un uomo talmente interessante, non solo dal punto di vista artistico, e tantissimi italiani sono affezionati a te. Noi ti vogliamo rivedere non solo sul palco, ovviamente, ma oltre alle tue canzoni, qual è la canzone del cuore che magari ti è sfuggita per un secondo e che avresti invece voluto cantare tu? Mi prendi un po' in contropiede,
qui sono, stavo facendo una passeggiata, tu mi hai fatto lo sgambetto. Ti ho fatto lo sgambetto, però spero dolce. Mi hai buttato l'amo, io ho abboccato. Però ti ho preso dolcemente tra le mie braccia, quindi però, non mi far passare da cattiva. Però non ti so rispondere in questo momento. Senti, c'è qualcosa che tu ci tieni a fare sapere al tuo pubblico, visto che sei qui e noi ovviamente facciamo, ci occupiamo di comunicazione, ma facciamo anche tramite, no? Quindi tra l'artista e il pubblico, perché guarda che hai tantissime persone che hanno voglia di sapere quello che stai facendo. Una cosa che spero tanto di campare tantissimo, ma non rompere i coglioni a tutti, perché voglio dire, però riuscire a mantenere le stesse tonalità che ancora adesso mantengo dopo 50 anni. Invece è proprio per quello che tutti ti adorano, è proprio per quello che Grazie. Tutti ti adorano. E io ti vorrei sentire così live in un pezzettino, ma non so se chiedo troppo. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? Ciao Francesca. Ciao Fausto, grazie per essere stato qui a Radio 104. Ciao, e viva 104. Ciao, grazie mille, ciao.